Ci sono sempre infiniti suoni, solo che noi ne abbiamo selezionato alcuni. Lo chiamano sistema temperato equabile. Quando finisci di suonare è come se avessi riversato tutta la tua anima proprio negli altri. Insegnare mi dà l'opportunità di conoscere come vivono altre persone, perché mi chiamano nelle loro case, mi permettono di capire quelli più giovani di me e chi è più vecchio di me. La cosa che più sconvolge quando vai in altri posti è che non hai posti che sono vecchi di 1000 anni o di qualche centinaio di anni. A Roma tu ti guardi ovunque ed è tutto così. Il brutto appunto è il provincialismo, il fatto di dire che Roma è quella, Roma è quella, Roma è quell'altra, Roma è grandiosa, non ci sarà nulla, Roma è caput mundi. Oggi non è più così. Un altro mondo, ormai non basta più una laurea per campare, non basta più sapere in maniera critica le cose, non basta più ricorrere al già detto, ai stereotipi, alle frasi fatte, per avere anche il rispetto della gente. Meno male che è così. Il problema dell'Italia è che tutti quelli che stanno ai posti di comando non sono più adatti. Questo è quello che è sinceramente per me. Non sono più adatti. È un paese vecchio, vecchio, proprio vecchio, e la cosa peggiore è trovare giovani che pensano da vecchi. Matriciana e carbonara, Ho dovuto pormi le domande scomode. C'è molta confusione perché si tendono a sovrapporre diverse narrative, diversi interessi, diversi conflitti anche personali. Io ho sempre cercato di dividere il personale, cioè quello che mi feriva, dal fatto concreto. E anche quello è molto importante, perché molti alla fine parlano, ma parlano attraverso il loro dolore. E quello è sbagliato, perché non aiuti nessuno. L'atteggiamento razzista di questo paese è anche a volte quello che hanno gli africani verso se stessi, è questa tendenza a classificarsi. La diaspora in realtà emerge un po' da questa cosa, da questo fango dove non è che ci hanno buttato soltanto in Europa, cioè sono stati anche gli africani che non sono stati in grado a darsi una narrativa. Quando ne hanno avuto la possibilità hanno rafforzato quelle dominanti. Per Africa che cosa si intende? È un'idea a cui ci aggrappiamo tante cose che magari nessuno di noi ha fatto diretta esperienza, meno continuativa. Quello che ci veniva detto dell'Africa in realtà era tutto falso, però c'era anche molta curiosità. Anzi, io vedo molti italiani molto più curiosi dell'Africa di quanto non lo siano molti africani. Cioè, questa è l'altra cosa paradossale. Vorrei che anzi molti italiani venissero in Uganda e si godessero il paese. Vorrei che vedessero le persone, che non dicessero più no vabbè, ma quanto è bello, hai visto, no, gli elefanti, i leoni, i cosi. Una persona per bene non dà per scontato le cose, una persona che ha veramente un'indagine conoscitiva è profondamente non religiosa, ma ha enorme fede. Di domani non c'è certezza. Il mondo può fare quello che gli pare, il mondo va come gli pare, cioè noi possiamo appunto descriverlo.
E anche là sa la nostra forza. Anche i suoni.